Non c'è due senza tre e dopo due edizioni record del Festival di Sanremo, Carlo Conti sta per firmare anche la terza. Se da una parte l'attesa sale, dall'altra le ore e i minuti che separano tutti gli amanti della kermesse musicale scendono. Il gran timoniere di Firenze quest'anno, come si suol dire, ha centrato il bersaglio. Ad affiancarlo infatti ci sarà lei, la regina della TV italiana, la produttrice che non sbaglia un colpo, la conduttrice dagli ascolti record, chi se non lei, Maria De Filippi. La De Filippi, più amata dagli italiani, non percepirà nessun cachet, certo. Certamente, possiamo dirlo, non ne ha bisogno, ma la sua decisione non è passata inosservata. Carlo Conti, invece, ha deciso di devolvere una parte del suo compenso ai terremotati del centro Italia. 5 prime serate, durante le quali si sfideranno 8 giovani cantanti per la sessione nuove proposte e 22 big per la gara tradizionale. Grandi ritorni, habitué, figli dei talent, cantanti che hanno fatto la storia della musica italiana. Insomma, un mix perfetto che andrà a comporre quello che il padrone di casa ha definito un mazzo di fiori vario e bellissimo. Da Albano a Fiorella Mannoia, passando per Fabrizio Moro e Giusy Ferreri, fino ad arrivare a Francesco Gabbani e Chiara Gagliazzo, e tanti altri ancora. Per quanto riguarda gli ospiti, di casa nostra internazionali, certamente non mancherà la musica. Tiziano Ferro e Carmen Consoli per la prima serata, ma anche, tra gli altri, Ricky Martin, Mika, Clean Bandit e per la serata conclusiva, Zucchero. Star di Hollywood, Keanu Reeves, campione dello sport, Francesco Totti. Ma ancora, attori, comici, tra cui Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Fissa la presenza per tutta la durata della kermesse di Maurizio Crozza, che aprirà ogni serata con le sue copertine per far riflettere e sorridere al tempo stesso. Tutti gli ingredienti per un altro festival di successo sono pronti. Adesso si attende solo di gustare una pietanza succulenta.